sia che racconti i suoi inizi. È un libro molto personale, in cui Antonio Gori racconta molto della sua vita, tra l'altro mettendoci a parte di cose anche intime, di paure, di momenti tragici, di amicizie che non sono più tali. E ha intitolato questo libro, usando, secondo me è bello anche il titolo, molto bello, Nel labirinto degli dèi. Questo viene da Tomasi di Lampedusa, dal Gatto Pardo, quando c'è il principe di Salina, che dice la Sicilia non cambierà mai e non potete fare niente perché possa cambiare, perché voi dovete sapere che noi ci sentiamo degli dèi, noi siamo perfetti e quindi non vogliamo nulla, noi siciliani, che turbi la nostra perfezione. E questo è appunto essere a cospetto con gli dèi, a cospetto con questo genere di siciliani, persone che sono qualche volta delle comparse, ma altre volte più delle volte persone che hanno fatto la storia, che siano state schierate sul fronte della mafia, che Antonio Ingoia ha conosciuto, che siano state schierate sul fronte di chi l'ha combattuto.